Fulvio Talucci, una location suggestiva che si unisce all'arte con una mostra di 8 artisti. Sì, questa sera ospitiamo 8 artisti molisani, alcuni noti, conosciuti, famosi, altri meno noti, all'interno di questa location che è immersa nel verde, nella natura e vicino al mare, dove c'è questo affaccio sul mare, questa terrazza sul mare molto bella. Abbiamo pensato a questo evento, che quindi è un connubio tra l'arte e la natura, per valorizzare l'arte insieme all'interno della natura. Inoltre questa è un'azienda agricola, un'azienda che fa prodotti bio, dove la tutela della natura, della biodiversità e della sostenibilità ambientale è un suo mantra, e quindi l'arte può essere in qualche modo anche il veicolo di questo tipo di messaggio. Avete previsto anche altre iniziative per il futuro? Sì, questo dell'arte, riteniamo che, se va bene questa iniziativa, alla quale siamo molto legati e quindi ci sta emozionando anche, perché è una settimana che organizziamo questa cosa insieme ai pittori, è molto, molto divertente, e si pensava di farne una a settembre, dove fosse più che altro un'estemporanea, ovvero una serie di pittori invitati a realizzare delle opere direttamente all'interno di questa location, dove le persone possono guardare gli artisti che realizzano le opere e eventualmente poi promuovere le stesse opere realizzate in questo sito. Ci stiamo lavorando già con loro. Federico Massimi è il curatore di questa mostra. Il senso di questa mostra?
Ah, diciamo che Colle degli Ulivi ha molto 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 a cuore quella che è la natura e quella che è la regione del Molise, ed è per questo che in questa prima edizione ci siamo impegnati a ricercare artisti di fama internazionale e invece artisti che nel momento nella scena stanno cominciando ad entrare nella scena e a farsi notare, ed è per questo che abbiamo fatto una selezione di quelle che sono le persone che avrebbero potuto rappresentare al meglio quelle che erano le tematiche uscenti e le realtà che possiamo vivere oggigiorno. Infatti scorrendo tra i quadri riusciremo a trovare connessioni con la natura, connessioni con l'umano e una vera analisi di crescita e di interpretazione di quello che significa diventare e migliorare, grazie proprio diventare e migliorare qualcosa di più che è quello che Colle degli Ulivi punta ad essere, un processo di crescita e miglioramento. Quanti artisti sono e da dove vengono? Sono tutti quanti artisti che si concentrano, sono tutti quanti molisani, sono 8 e si concentrano principalmente nel campo bassano, diciamo che fanno tutti quanti parte dell'Alto Molise.
Ramo! Antonio, letta a castello, aspetta pure a te. Thank you.